Il 10 febbraio è stato scelto a partire dal 2005 dal Parlamento italiano come il giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriano-dalmati, costretti ad abbandonare le loro case dopo la cessione di Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia a seguito della sconfitta dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. Le foibe sono grotte carsiche, con un ingresso a strapiombo, dove i partigiani comunisti titini gettarono fra il 1943 e il 1945 più di 3.000 italiani. Il totale complessivo delle vittime infoibate è di 80.000, per lo più croati e sloveni, considerati nemici del progetto perseguito da Tito di una federazione comunista jugoslava sotto la leadership di gruppi dirigenti di origine serba. Per chi conosce le vicende del confine orientale, l'importanza del giorno del ricordo è fondamentale. Il giorno del ricordo nasce su pressione, certo, di una parte delle forze politiche italiane, e quindi questo è un suo vizio, ma è stato poi condiviso da larga parte dello schieramento politico. Serve a celebrare l'esodo istriano, giuliano, dalmata, che privò una parte della costa del Mar Mediterraneo della sua storica popolazione residente, italiani che stavano lì prima ancora che la Repubblica Serenissima, la Repubblica di Venezia, estendesse lì, portasse lì il suo dominio. Il giorno del ricordo non ha nulla a che fare con il giorno della memoria, i paragoni che ogni tanto si sentono in maniera provocatoria sono del tutto insostenibili. Si tratta di ricordare italiani che lasciarono a migliaia le loro terre d'origine e che poi diedero origine a una diaspora che ancora oggi viene celebrata in molte parti d'Italia e del mondo. Vi parlo in questo caso da direttore del Piccolo di Trieste, il giornale che sta esattamente lì dove arrivavano per primi migliaia e migliaia di esuli istriani, giuliani e dalmati, una città che solo dopo il 54 ha riacquistato un minimo di serenità e che ancora oggi è il centro di gran parte delle celebrazioni dedicate al ricordo. I morti italiani furono una quantità enorme, anche se c'è totale disaccordo fra gli storici sulle cifre del genocidio. Si va da qualche migliaio fino a 16.000, ma la verità, per quanto sempre atroce, sta probabilmente nel mezzo. Di certo sta la verità negli archivi storici di Lubiana e Zagabria, che non sono mai stati accessibili ai nostri studiosi. C'è una lettera di De Gasperi agli alleati nel 45, chiede notizie sulla uccisione di 2.500 italiani e della scomparsa di altri 7.500. La lettera non ebbe mai risposta. La strage cominciò dopo l'8 settembre del 43, quando nelle foibe finirono in 500 e molti di loro erano ancora vivi quando vi furono gettati. Due anni prima l'Italia aveva invaso la Jugoslavia e i partigiani jugoslavi al tracollo del fascismo non fecero distinzione fra funzionari pubblici e gerarchi. Molto spesso, anzi, le due identità in Venezia Giulia avevano coinciso. Le vecchie carte geografiche mostrano, e per qualcuno sarà una sorpresa, che dal 41 al 45 il nostro confine era stato spostato a levante fino ad inglobare anche l'attuale centro della Slovenia, oltre che tutta l'Istria e le isole del Quarnaro, che certamente erano italiane. Il prefetto di Lubiana non riuscì mai a prendere possesso reale della sede. Quella parte del territorio, ribattezzato dai tedeschi nel 43 litorale adriatico, sfuggì di fatto alla sovranità italiana fino a quando la Repubblica Sociale non vi distaccò la decima mas a tutela dei nostri connazionali. In quegli anni in Istria, come in Dalmazia, cioè la costa più a sud, avvenne quella tremenda sequela di fatti che contraddistingue la lotta partigiana: agguati, rappresaglie, rastrellamenti, e il contenuto delle foibe continuò a crescere.